Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo che dunque non riesce a ridecollare in questo 2020, zero gol segnati in due partite contro Pianese e Juventus Under 23, due prove, diciamo, se quella Pianese almeno le occasioni l'Arezzo le aveva create, anche ad Alessandria qualcosina ha creato, ma insomma la prova è rimasta abbastanza scialba e anche, c'è da dire, la sensazione che quando devi mettere mano alla panchina ci sono poche soluzioni, diciamo, per cambiare in corsa la gara. Ne parliamo con Giorgio Ciofini, collega e storico osservatore dell'Arezzo. Ciao Giorgio. Ciao a te, Fabio. E poi il nostro mister Agostino Iacobelli. Buonasera a tutti. Allora, vediamo le immagini e poi ne parliamo. L'Arezzo ad Alessandria contro la Juventus Under 23, mai battuta in questo biennio da quando esiste in Serie C, con Di Donato che si affida ormai al consueto 4-4-2, Cutolo Gori davanti con Caso dall'inizio. La novità è Picchi in mezzo al campo, il rientro di Belloni, quindi Picchi Foglia in mezzo. Azione Juve subito all'inizio con Fagioli, bella la percussione, bella la verticalizzazione per Olivieri, Pissardo e poi Luciani che salva. Calcio di punizione, Zani macchia, palla fuori nella Juve, non c'è Mota Carvaio al centro di una trattativa di mercato con il Monza. L'Arezzo con Luciani, il traversone, Gori arriva di testa, la palla scende ma sopra la porta juventina. C'è il tentativo di Corrado, palla verso Cutolo, Cutolo, gran controllo, tiro poi, pallone fuori al 38esimo. Ancora Juve con Olivieri, c'è la salita sinistra di Frabotta, palla lì al limite con Fredriksen che cerca il tiro, pallone largo. Si va nel secondo tempo, qui brutto errore da parte di Portanova. Riesce a partire Caso, le sue falcate in area di rigore, Caso col sinistro, mette in mezzo ed è lo stesso Portanova che salva, proprio lui che aveva perso un brutto pallone davanti all'area di rigore. Tentativo all'indietro qui di Corrado, Baldan, c'è la pressione di Touré che gli porta via il pallone, Touré in area di rigore, Touré! Allarga troppo la conclusione, grazie all'Arezzo, palla sul fondo. Touré. Juve che attacca, la Juve ha messo Clemenza, eccolo servito, Clemenza va a puntare, Clemenza si accentra, Zanimacchia spalle alla porta, circondato da giocatori, Amaranto riesce a trovare lo spazio per il sinistro, battuto e sorpreso Pissardo al 13esimo, dunque il gol di Zanimacchia determinante, la giocata di Clemenza che è entrato subito e bene in partita. C'è l'esultanza di Fabio Pecchia e la Juve dunque Under 23 avanti. Rivediamo Zanimacchia circondato da Foglia, da Borghini, riesce a trovare lo spazio per il sinistro e Pissardo è sorpreso sul suo palo. Ancora Clemenza per Portanova, cross in mezzo, scivolata Olivieri per poco, non ci arriva. E la Juve è ancora insidiosa, traversone di Cutolo, pallone allontanato leggermente, Cutolo insiste però, Caparbio, pallone fuori, arriva Luciani, traversone, c'è Picchi che stacca, nessun problema per Loria. Di Donato manda in campo Mesina al posto di Gori, c'è un lunghissimo lancio proprio per Mesina, insiste l'Arezzo, Cutolo subito a sinistra al volo, palla che colpisce la parte alta della traversa, gran giocata di Nello Cutolo. Su questo pallone di testa di Belloni, sinistro di Cutolo a scendere, Arezzo anche sfortunato in questa circostanza. Mugatore, poi la palla arriva a Clemenza che si gira, conclusione alta, dopo che l'azione era proseguita con il pallone per lui di Portanova. Cutolo, calcio di punizione, un brivido per Loria a 8 dalla fine. Cutolo ha avuto un'altra chance, ce n'è un'altra, sempre su calcio di punizione. Ci prova un'altra volta Cutolo, palla lì in mezzo, forse è deviato la balda nel pallone, lo prende comunque Loria. A un minuto dalla fine Loria sigilla questo pallone. Siamo ormai al 95esimo, c'è il tentativo Amaranto, ma c'è anche il fischio finale. E dunque bestia nera la Juve Under 23 in questi due anni.
sono arrivati due sconfitte e due pareggi. Un Arezzo non particolarmente brillante, quello visto ad Alessandria, un Arezzo che non ha mai segnato in queste prime due gare del 2020, lo 0-0 con la Pianese, qui sconfitta per 1-0, doveva essere la partita che cambiava la stagione e invece la stagione rimane anonima. Allora, c'è da dire che l'Arezzo è in ritiro a Novarello perché mercoledì si rigioca la giornata, quella che non si era giocata in chiusura d'anno, quindi era la prima giornata del girone di ritorno, che diventa in questo caso la terza, poi domenica ci sarà la Pergolettese. Allora chiedo a Giorgio, si diceva a fine anno, no, è un bene che non si giochi, tutti avevamo detto l'Arezzo è in un buon momento, forse è un male che non si giochi. Effettivamente dopo quasi un mese di sosta l'Arezzo che si è ripresentato, insomma, sembra quello quasi di inizio stagione. Sì, è come il calendario che si commenta all'inizio, no? Sì. A priori è abbastanza ridicolo commentare un calendario, ma a posteriori poi oggi possiamo dire che la sosta certamente non ci ha giovato. Perché, per come, francamente, sai, nel calcio i motivi sono tanti, tantissimi, e poi trovare quello giusto è molto difficile. Certo, questo Arezzo che ha ricominciato è irriconoscibile quasi rispetto a quello che aveva terminato l'ultima annata. Era un Arezzo in crescita, un Arezzo che aveva fatto nelle ultime 6 partite 9 punti, praticamente una media perfetta promozione, no? Perfetta media inglese. Siamo ripartiti dalla Pianese, cioè da una squadra comoda all'apparenza in casa, e dalla Juventus 23, Under 23 che vince solo con l'Arezzo o quasi. E sono deluso, Fabio, sono deluso e non so neanche il perché francamente non mi aspettavo, penso come il popolo, tutto l'intero popolo amaranto, una ripartenza di questa natura. Vediamo, ancora il campionato è lungo, ora ci aspettano 2 partite in 4 giorni, quindi in 4 giorni si potrebbe anche ribaltare questa impressione negativa, ma bisogna fare 6 punti in queste 2 partite. E ci siamo messi con il, diciamo così, una condizione non certo agevole. Agostino, qualcosina si è visto, diciamo qualche chance anche qui, però è sembrata l'Arezzo, ecco, una squadra che vive sui singoli, nel senso il caso, il salvataggio sulla linea e i tiri di Cutolo, forse si è amato un po' meno squadra. Ma sì, anche il giorno di andata l'Arezzo ha cominciato a funzionare quando è migliorata tanto perché Cutolo è salito molto le sue prestazioni sono salite molto, vedi anche da quando è entrato Caso, però obiettivamente come è una squadra che purtroppo al di là di farli gol, piglia sempre gol, alla fine le paghi, cioè io credo che raramente forse l'Arezzo ha fatto uno 0-0, forse con la Pianese, sì, ma poca roba, quindi ci sono delle partite in cui non le puoi vincere ma non le devi perdere, perché a volte anche portare il punticino a casa per un punto, a volte si può andare nei playoff o perderli o nei playout per altre squadre, quindi si paga anche un po' l'appannamento dei singoli, perché Aniello non sta benissimo, ha fatto, come diceva Giorgio, ha fatto il finale di giro d'andata alla grande, cioè è stato determinante come Caso, come Gori, però si paga anche l'appannamento di questi giocatori qua e si sente. Giorgio, hai condiviso la scelta del tifo organizzato, di come era prevedibile, di non esserci anche questa volta ad Alessandria? Non ci sono stati alla Minghelli quando è venuta Juventus 23, per un motivo di coerenza a maggior ragione non dovevano andare ad Alessandria. Se è per il fatto che queste squadre di Serie A come la Juventus Under 23 vengono a fare la Serie C, io sono d'accordo con gli Ultras. Cioè non ha senso fare questa operazione, cioè era stata progettata tutta un'altra operazione, si parlava di rilanciare il calcio italiano con le seconde squadre, è tutta un'altra cosa. Se vogliamo davvero poi far sì che queste esperienze portino dei frutti in quel senso, insomma, bisognerebbe far giocare la primavera, non l'Under 23, insomma, che ormai sono giocatori fatti, quindi non hanno a quell'età molti margini di progresso. Quindi sono d'accordo con gli Ultras, anche perché effettivamente giocare con l'Under 23 in una cattedrale nel deserto, con la Juventus,
o con altre squadre di Serie A, insomma, ha davvero poco senso. Nessuno, ripeto, ne ha neanche nell'altro senso a cui, che gli volevano dare i dirigenti federali, perché hanno abortito un progetto davvero, cioè, senza senso. Non capisco il senso di questa partecipazione, se non il fatto che la Juventus Under 23 mette un milioncino. Ma insomma, voglio dire, è davvero una politica miope, come purtroppo è miope questa politica del calcio italiano ormai da troppi, tanti anni. Ma poi erano aderito tante altre squadre, alla fine è rimasta solo la sì. Perché sì. La Fiorentina aveva aderito. Il Milan aveva preso Simone, no? Alla fine è rimasta solo la Juve, anche io sono d'accordo con Giorgio, con gli ultra, ma veramente è una cosa ridicola, veramente ridicola. Torniamo subito. Eccoci tornati. Allora, sentiamo anche le voci di Donato e Foglia, un Di Donato che comunque sembra salvare la prestazione. Vediamo. Partita equilibrata, partita da dove la Juve ha sfruttato l'occasione, noi non l'abbiamo sfruttata, abbiamo avuto il primo tempo due o tre occasioni importanti per far gol, non l'abbiamo fatta e poi abbiamo fatto una dormita clamorosa, perché secondo me non si può prendere un gol del genere, un giocatore girato di spalle, quattro difensori meno, non possiamo permetterci di prendere un gol del genere, siamo stati molto leggeri in quella situazione e la Juve ci ha punito. Dispiace perché l'avevamo preparata in questo modo, la verità è che devi far gol, le occasioni chiare devi buttare dentro. Alla fine, quando il primo tempo hai fatto una buona gara, il secondo tempo quando hai subito gol siamo stati un po' troppo, siamo fatti prendere un po' troppo della fretta e sono venuti meno alcuni dettagli tattici, c'è stata un po' di frenesia che non ci ha permesso appunto di raggiungere il pareggio. Alla fine anche un pizzico di sfortuna con la traversa di Cutolo poteva andare diversamente. Niente, c'è da lavorare, ci rimbocchiamo le maniche, la fortuna che giochiamo fra tre giorni e cercheremo di andare a Lecco a fare il risultato. Forse una mancanza di personalità, forse quando giochi per un qualcosa di più grande subentrano quelle paure che non dovresti avere, anzi in quel caso dovresti essere dovresti avere più forza, più convinzione dei tuoi mezzi. Evidentemente dobbiamo lavorare anche su questa cosa qua. Quando manca un pizzico di personalità fuori casa, la prima difficoltà viene meno. Noi dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto qui, perché dobbiamo invertire sicuramente il trend fuori casa. Per quella che è stata la partita, comunque equilibrata, penso che abbiamo avuto le occasioni e le armi per portarla a casa, non ci siamo riusciti e uscire addirittura sconfitti penso sia una punizione pesante oggi. Sapevamo che comunque, essendo una squadra giovane, loro giocavano molto su questa esuberanza, ecco, sulle loro qualità. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, credo abbiamo fatto una buona partita, però poi andiamo a guardare le vittorie fuori casa e sono zero, quindi penso che ci sia da lavorare e dobbiamo dare di più. Ma è un discorso che comunque dobbiamo affrontare anche tra di noi, perché insomma dopo metà campionato, anche di più adesso, la casella vittoria 0 un po' ci deve far preoccupare, quindi dobbiamo lavorare, perché comunque ti ripeto, la partita non è stata brutta, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo cercato le nostre giocate, ci sono anche riuscite, abbiamo cercato di far gol, non ci è riuscito, però per un errore siamo stati puniti, e quindi diciamo che soprattutto fuori casa, ecco, dobbiamo essere un po' più concentrati su questo. Parlavamo prima di cominciare del, a parte che si può essere d'accordo, no, sulla prestazione, diciamo, a noi non è sembrata tutta questa grandissima prestazione. Poi è chiaro, gli episodi, anche qui, se entra il tiro di Cutolo, stavamo a parlare di un Arezzo che magari aveva reagito. Vabbè, comunque, quello che dicevamo prima, cioè dalla panchina, lui ha fatto il primo cambio, se non sbaglio, al 23esimo del secondo tempo, di Donato, mettendo Mesina al posto di Gori. E io personalmente, anche se magari ieri è stato spento, però è un attaccante che magari non si vede, ma poi si può vedere all'improvviso, come è successo con il Renate, per dire, gli arriva la palla e fa un gran gol, quindi io non lo toglierei mai, diciamo, primo punto. Secondo punto, è chiaro che non viene servito perché se ti aspetti che Gori, ovviamente, come abbiamo detto tante volte, no, sia quell'attaccante che ti fa movimento, che
lui va servito nel momento giusto, al posto giusto, e purtroppo non capita sempre. No, ma Gabriele è un uomo d'aria, Gabriele è uno che deve stare lì, deve... io lo chiamavo il cane da tartufo, perché è uno che sente la porta. E poi sinceramente, ma io non, sai, mi conosco, non sono uno che critica, però è un cambio che non ha alterato nulla, cioè alla fine perdevi 1-0 e hai perso 1-0. Ogni tanto si può giocare anche con le due punte fisiche, anche se forse non sono proprio compatibili tutte e due, però per alterare un po', perché sennò alla fine perdi 1-0, togli Gori e per Mesina rimani piatto, cioè togli una punta per una punta, alla fine l'hai persa sempre 1-0. Ogni tanto le partite si possono anche pareggiare o vincere, come dicevo anche il secondo tempo con la Pianese. È stata piatta, 0-0 l'hai portata fino alla fine, come ieri. Ogni tanto devi anche, perché o perdi 1-0 o ne pigli 3, forse fa un po' più di rumore in più, ma alla fine 0 punti te li porti sempre a casa. Ecco, poi il solito cambio di Piu, che lo dicevamo la volta scorsa, e noi però magari adesso glielo chiederemo, magari qualcuno gliel'ha già chiesto, tu che segui anche più le conferenze stampa. Cioè, Piu noi l'avevamo visto anche gli altri anni che giocava, diciamo, come punta centrale, sì, no? Sì. Anche quelle caratteristiche come centimetri, magari per spizzare, per cercare una soluzione diversa. Io lì sulla fascia, io francamente solo una volta, non mi ricordo in quale trasferta, che forse Carrara che entrò e fece bene, il resto non mi pare. Sì, sì. Su Pio sono d'accordo, tra l'altro se l'ho detto anche io altre volte, insomma Pio si è rivelato, ma non soltanto quando era in Serie A, l'attenzione nazionale, giocando da centrale, come punta centrale, prima o seconda punta, quindi visto che lì abbiamo due ottimi giocatori, ma alternative valide fatichiamo a trovarle, io ne ho parlato, ne dissi anche la cena anche a Di Donato una volta. Ma lui mi disse, ma lì ce n'ho tanti, cioè ecco, ce n'aveva altri due, perché c'è Chedira e Mesina, e mi rispose così un po' vagamente, una roba di un minuto. Comunque mi sembra che i cambi di, come diceva giustamente Agostino, assomigliano un po' a quelli di Dal Canto. Cioè Dal Canto l'anno scorso cambiava ruolo per ruolo, io non l'ho mai visto ribaltare una partita cercando veramente di cambiare proprio anche atteggiamento di gioco, non solo mettere, come dice lui, due punte in una invece che una, no? Anche, ma anche a cambiare atteggiamento di gioco. Io credo che l'abilità di un allenatore oggi sia anche quella di, in una stessa partita, magari di ribaltare atteggiamento da tattico quando è necessario, ovviamente. Però al di là di tutto conta il risultato, purtroppo, cioè come dicevi te anche all'inizio, se Curo l'avesse pareggiato saremmo qui a fare altri discorsi, perché il calcio è improntato sempre nei commenti dalla logica del risultato, e questo, per quanto sia sbagliato, è così, non è un affare di, purtroppo è un fatto ricorrente. Io sono d'accordo con Agostino, prendiamo troppi gol, cioè l'Arezzo fuori casa non vince perché prende troppi gol. Ma quel gol di ieri, dai Giorgio, non puoi prendere prendere un gol così in Serie C, dai, quattro giocatori in area con un attaccante solo che di spalle, addirittura si gira in aria, ma siamo in aria, non è che siamo a metà campo. Ma se l'avesse fatto un difensore mio, il martedì lo sfondo. Ma no, veramente, non scherziamo. Poi perde le partite, ti incazzi col Cutolo perché via attraversa, però anche dietro non puoi pigliare in Serie C dei gol, veramente. E mi pare che l'Arezzo, cioè la chiave della partita comunque è stato l'ingresso di Clemenza, a cui l'Arezzo non è riuscito a rispondere con la contromossa, perché non solo ha fatto l'azione del partito da destra e ha messo dentro, ma è stato protagonista anche di altre azioni dopo. Sì, no? Sì, lì però più che Clemenza, insomma, è stato bravo quanto non sono stati bravi i nostri difensori e chi ha fatto gol, insomma, perché Clemenza sì, ha fornito un assist, ma questo era con le spalle girate, insomma, ne aveva tre accanto, insomma. Non si doveva permettere, come giustamente ha detto Agostino, di girarsi, di tirare, far gol anche sul primo palo, quindi c'è anche una responsabilità, secondo me, un po' anche del portiere, ma più penso dei tre difensori che sono stati a guardare, e di questo si è lamentato anche Di Donato, insomma, ha detto non possiamo prendere un gol così. Dai. Perché poi nel calcio italiano siamo tutti bravi a parlare di tattica, di zona, ma ragazzi, ma in aria è uomo contro uomo, io non ti faccio, li insegnavano a noi quando c'era il NAG,
perché se hai un avversario di spalle massimo devi dare la palla indietro, ma non ti faccio girare neanche a morire. Poi parliamo tutti di zona, pressing, intensità, però sì sì, il calcio è anche non far ma scherzi. Poi addirittura era anche leggermente fuori area, quindi non rischiava neanche di commettere fallo da rigore, insomma per quindi no, dimmi che tu non basta che non si gira lì, non lo devi fai mal girare, poi te la puoi pigliare col portiere, ma l'errore grave dei difensori centrali. Una Juve che under 23 che non aveva poi Mota Carvaglio, perché è stato ceduto al cioè ancora non era stato per motivi non era stato convocato, quindi il miglior giocatore dal punto di vista qualitativo, insomma qualche recriminazione in più per questo risultato sì. C'è da dire anche che ti ricordi dopo Carrara, no, avevamo tutti esaltato la capacità dell'Arezzo di rimontare, lì fu decisivo l'episodio finale, no, la punizione di Cutolo e la deviazione e pareggio. Ieri due punizioni nel finale per dire che no, come a volte le cose vanno ma infatti nei commenti non c'è dubbio che anche i nostri si fanno trascinare dall'episodio, dal risultato, quindi Cutolo anche ieri ha avuto sfortuna perché insomma ha fatto soprattutto quella conclusione al volo che ha preso la traversa alta, è stata davvero pregevolissima, insomma da grande giocatore, però lì non c'entra, lì effettivamente anche una componente caso, nel senso di casualità o fortuna o sfortuna, chiamala come ti pare, c'entra in tutte le partite, perché sono così equilibrate che basta un piccolo episodio per rivoltarla. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Eccoci tornati e ora dopo aver parlato della gara non possiamo non spendere qualche parola. Innanzitutto mancano 10 giorni circa alla fine del mercato, si è detto l'Arezzo deve soprattutto sfoltire, abbiamo anche sempre detto però non sarà facile. Certo è che questa rosa così ampia è un pochino inconsueta, diciamo così. Sì, indubbiamente, è anche un handicap per chi deve allenare. Io effettivamente ho sempre ritenuto che una rosa non deve essere né troppo stretta né troppo larga per poter far bene lavorare un allenatore. Che devo dire, effettivamente è una rosa extra large con alcuni giocatori che non hanno non solo mai giocato ma neanche non sono andati in panchina, io molti di loro non li conosco minimamente, insomma li ho visti ogni tanto quando capito al campo, che poi si allenano di sotto. Che devo dirti Fabio, io ripeto, credo che, come ho detto altre volte, che qui rischiamo di fare un'altra stagione anonima. Quando la Cava è venuto con Pieroni hanno detto che in 3 anni volevano tentare di portare l'Arezzo in Serie B, siamo ormai al secondo anno molto inoltrato. Mi sembra che, insomma, io da questo punto di vista non riesco a capire come possano, che tipo di ambizioni si possa avere quest'anno, se è ancora valido quel piano che è stato dichiarato all'inizio. Cioè, io vorrei sentire qualcosa da parte della società, qualcuno, io, ecco, soprattutto che parli, che ci dica che punto è la situazione, perché dopo la presentazione del bilancio dell'altro giorno sono anche un po' preoccupato, devo dire, francamente. L'altro piano che è quello non del campo, diciamo che secondo me è ancora un pochino più inquietante di quello che pure non di bello sta succedendo sul campo. Mi piacerebbe una parola di chiarezza da chi deve. Comunque rispetto all'anno scorso, secondo me poi forse neanche all'inizio dell'anno scorso ti aspettavi il campionato che ha fatto, però hai perso anche dei giocatori importanti, perché Pellagatti, Pinto l'hai perso, Serrotti l'hai perso, Buglio l'hai perso, certo. Brunori l'hai perso, tutti i giocatori che alla fine, cioè io non so come, io ora non è che non voglio entrare in cose che non mi, perché non è che le so bene le storie, però se uno veramente voleva puntare a fare qualcosa di importante e puntare alla Serie B, forse quest'anno c'era il Monza, o nei 2 anni su quella squadra lì dovevi programmare, poi so che sono molti prestiti, però quella è una squadra che già l'anno scorso secondo me meritava, perché rispetto al Pisa secondo me meritava, però se volevi ripartire parti da lì, perché poi tutta una squadra, ora è tutta una squadra di nuovo nuova, caso, tutta gente, fai fatica, perché poi l'anno prossimo devi di nuovo tutto, perché Gori andrà via, caso, tutti i prestiti, ora non so bene, come fai a dove è il programma dei 3 anni? Andai in bio. I campionati si vincono programmando, non
che ti svegli una mattina e dici, sai che faccio, voglio andare in B, ho capito. Come ci vuoi andare? Tu ci voglio andare, e poi no, se c'è il budget di Monza, quello è un altro discorso. Capita, no, quelle terzine magiche, sì, come sono che c'è capitata tra una volta. Cioè. No, sì, ma lì sei lì, Udo Mario Somma. Che tante, dovevi tante, essere in C2, ti sei trovato in C, c'è cioè, una serie di situazioni. Agostino conferma, confermato quello che dicevo io. Insomma, l'anno scorso, per parlare dei giocatori, quindi anche per tornare un pochino a quello che diceva anche al campo, cioè ci mancano Sala, Pelagatti, Serrotti, Pinto, Brunori. Pinto, Brunori, insomma, sono sei giocatori. Buglio che ha fatto un buon campionato, ma scherzi. Sì, no, ma io ho nominato sei colonne dell'Arezzo dell'anno scorso. Colonne. Serrotti l'ho nominato. E quindi, cioè, voglio dire, effettivamente questa squadra non è altrettanto importante, su questo non ci piove, quindi se c'è deve essere una continuità di avvicinamento verso un traguardo importante, mi sembra che non ci sia, e che questo fatto in parte, insomma, un pochino assolva anche la guida tecnica, perché insomma effettivamente non si poteva chiedere con questo Arezzo di imitare l'Arezzo di Dal Canto, su questo non c'è dubbio. In un campionato mediocre, perché se togli il Monza, il resto Pontedera, Renate, sono tutte squadre abbastanza, credo, abbordabili. Quindi. Senza, ovviamente, non è la mia riflessione, non è per rimpiangere Dal Canto, è solo una rilettura, diciamo, a posteriori. Mi chiedo se a questo punto, no? Probabilmente tra i motivi al di là di quelli che furono all'epoca le dichiarazioni, no, delle varie parti, se tra i motivi, no, per cui Dal Canto non è rimasto, perché forse gli era stata prospettata, no, quale sarebbe stata il tipo di stagione, cioè almeno come sarebbe stata allestita la cosa, sì. E magari lui non... A me mi sembra che sia stato bilaterale questa da parte di tutte e due. Sì, perché c'era questo ragionamento sicuramente da parte di Dal Canto, ma poi c'era dall'altra parte un altro ragionamento da parte della società che forse non aveva valutato del tutto positivamente il lavoro, certo, il lavoro di Dal Canto. Quindi secondo me hanno fatto finta di litigare, no, vado a dire, ma alla fine si sono trovati d'accordo. Ma io penso che il lavoro di Alcanzi è stato un lavoro ottimo, perché io quasi, cioè anche l'anno scorso pronti via criticavano Brunori perché veniva dal Villa Biagio, Pinto, cioè, tutti i giocatori che comunque si sono rivelati dopo. Rodi che veniva dalla Sostandicio, poi dopo, ragazzi, alla fine ti sei andato a giocare e ti ribadisco che secondo me l'Arezzo meritava. Se c'è arrivato il Pisa, d'accordo, soprattutto con quindi, il Pisa. Quindi se tu programmi, cioè avevi programmato il Cate, secondo me se dicevi guarda ti rimane sta rosa, in più mettiamo dentro due o tre, non so se va a Siena, e poi non so, io ti ho detto non so tanti discorsi che... Ma sì, no, indubbiamente, però sì, io rimango fedele alla mia. Se tu, io sono un allenatore, faccio un campionato così, la società mi chiama, dice guarda, su queste basi qua ti mettiamo due o tre cose, io rimango. Ti ricordi, Ago, l'anno scorso in rimonta l'Arezzo subì tanti pareggi, io mi ricordo che anche allora ne parlavo, e non erano contenti del tutto, di come gestiva la squadra dalla panchina, perché secondo me Dal Canto, dalla panchina, francamente non ha mai fatto niente di positivo, quasi mai. Poi effettivamente è vero, poi l'Arezzo è arrivato lì a un passo da andare in Serie B, quindi l'allenatore ha avuto sicuramente dei meriti, però secondo me entrambe, come ho detto prima, cioè i dirigenti di Arezzo non erano proprio convinti qualche aspetto caratteriale che non piaceva. Qual è il problema, Gio, secondo me? Che lui non è che è andato via da Arezzo, è andato a Monza sapendo che vinceva, è andato in una squadra che penso che siamo lì, cioè non è che ha fatto il salto dopo un campionato che ha fatto, secondo me poteva anche fare un salto. Ma lui ha aspettato la Serie B, ricorderete. Empoli l'ha trattato per un certo periodo, no, poi c'è andato Se io devo andare via da dopo il campionato che ha fatto bello Arezzo per andare a Siena, e io non so fino a che punto mi conviene, Mura si è portato di cappello per il Siena. Allora, dicevi del bilancio, no? Per dare qualche numero, il bilancio che si è chiuso al 30 giugno scorso, con una perdita di 1.916.203 euro. Andiamo a vedere le entrate. Abbonamenti in casse pubblicità 964.000 euro circa, contributi Lega 731.000 euro, plusvalenze di mercato 448.000 euro, ricavi totali 2.335.000 circa
euro. Costi, chiaramente il personale 2.460.000, questo dicono i numeri, ai quali poi va aggiunto 1.000.000 di euro per i costi di servizi sportivi e non, circa 591.000 euro materie prime, varie, insomma, altre storie. E insomma, si arriva a 4.203.207 euro. Allora, a questi una perdita di poco meno di 2 milioni. Diciamo che a puntualizzazione bisogna dire che c'è una parte che sono circa 375.000 euro, che è la credo sia questo il dato esatto, no, sono 418.000 euro della debitoria della vecchia Arezzo Calcio, che viene spalmata di anno in anno e che quindi, diciamo, pesa e farebbe scendere, diciamo, 1.500.000 la, diciamo, quella che potrebbe essere la perdita netta. Poi c'è da considerare un 100.000 euro su diciamo, quello che è stato richiesto all'Arezzo, i lavori allo stadio, illuminazione eccetera, e poi le plusvalenze di Buglio e Basit non ci sono in questo, quindi sarà nel prossimo, quindi non so quanto è questa plusvalenza. E poi quest'anno chiaramente ci sarà l'alleggerimento e non so, cioè è una buona notizia forse dal punto di vista del bilancio, non lo so se è una buona notizia dal punto di vista calcistico, cioè l'alleggerimento, sì, del settore giovanile, che come sapete c'è la gestione, sì, di una società, di un'altra società. Quindi questo, diciamo, a puntualizzazione. Certo, è il costo è notevole. Questi costi quanto sono sostenibili? Questa è la domanda. Insomma. Sì, ma vedi, Fausto, cioè, purtroppo no, no, c'è stato uno sciopero che ancora non ha prodotto, sì, niente. Sì. No, ma il problema è che si sa prima che la Serie C è questa. Cioè, chi si accinge a prendere una società di Serie C sa bene quali sono i costi che sono alti e quali sono i ricavi che sono bassi. Poi c'è intorno anche un altro discorso che intorno ai bilanci, che insomma bisognerebbe chiarire, ma non mi addentro in situazioni troppo complicate. Voglio dire che in effetti oggi la Serie C è un mondo difficile, è un mondo difficile, in perdite, quindi d'altra parte io capisco che i presidenti insomma vogliano in qualche modo rientrare. Non capisco però i dirigenti, perché qui è completamente assente la politica, lo ripeto per l'ennesima volta, e spero davvero che questa volta il governo, c'è una trattativa credo con il governo, pensi a fare dei provvedimenti determinanti per questa terza serie e direi per l'intero calcio dilettantistico, che non può andare avanti così, anche no. Perché poi se andiamo a ben vedere, ora non parliamo della situazione specifica dell'Arezzo, ma se andiamo a ben vedere come va avanti il calcio dilettantistico in particolare, e purtroppo credo anche una gran parte della Serie C, poi dobbiamo andare a vedere che c'è il nero che in gran parte finanzia questo tipo di calcio, e questo è un fatto che secondo me sanno tutti sanno, e nessuno ci mette mano. Bisogna, secondo me, ecco, cominciare a cambiare, e spero che, appunto, speriamo che l'ultimo sciopero abbia degli esiti, io me lo auguro, anche se ho molta poca fiducia considerando i precedenti. Già è passato un po', no, ma anche perché le entrate, non da dove vengono le entrate, non c'hai... Per me se tu vai a vedere bene i conti del 90% di società Serie C, tutti in perdita. Per me sì, è impossibile, non ce la fai. Se quindi tu vai su, o sali subito, se no sì, rischia che il Catania, il Catania è fallito, cioè il Catania, cioè Catanzaro, sì, tutte le società qui sono tutte società messe male. Cioè, che esiste meglio forse una piccola che non Renate, ha ambizioni, no? Sì, tipo Renate, Renate, per esempio, Renate è un esempio di, secondo me, di funzionamento di una società che effettivamente fa calcio a livello di C, non rimettendoci, e quest'anno addirittura è seconda in classifica. Secondo me il Pontedera è una società modello. In un mondo difficile, però si è riuscita a costruirsi uno spazio e a fare calcio pulito, e in un modo redditizio. Ecco, quindi io prenderei ad esempio il Pontedera, però voglio dire, al di là di tutto è un mondo che funziona male, in cui ci sono tanti protagonisti che secondo me in fondo non fanno del bene,
al calcio, certo. A questo calcio, anche perché la Serie C dovrebbe essere un serbatoio importante per la nazionale, altro che Juventus 23, cioè, e tutte queste fregnacce che stanno facendo. Vero. Ma poi insomma, ma quest'anno no, se guardiamo le realtà è molto più interessante il campionato di Serie C che la Serie B a livello di blasoni, no? Ma poi non è che c'è un livello. È il calcio dei campanili, è il calcio della. Sì, cioè, alla fine se togli anche quello che ci inserisci delle squadre sostanzialmente fuori classifica, no? Perché questo è 60 città, perde il significato. Poi fanno 60 città italiane, milioni di spettatori, ma che vengono non considerati. Comunque, ripeto, secondo me c'è un'assenza assolutamente colpevole di politica da parte della federazione. C'è Gagliani, l'altra volta venne ad Arezzo e disse: poveri presidenti, ma come fanno? No, voglio dire, lui ha fatto il presidente di Lega per tanti anni, insomma, la responsabilità di questa situazione non è certo la nostra, no. È dei dirigenti di questo calcio che, insomma, pensano a 4-5 società, ma poi non vedono il resto. Dietro c'è un mondo che viene completamente trascurato. Grazie a Giorgio Ciofini, grazie ad Agostino Giacobelli, ci ritroviamo la prossima settimana dopo che l'Arezzo appunto ha giocato a Lecco mercoledì e poi domenica in casa con la Pergolettese. Buona serata. Buonasera.